fantasia, fiori, piante e addobbi. La musica dei fiori per tutte le occasioni. Faded wedding photograph, you and me in our first dance. Our eyes are closed, we're lost in one sweet. Fantasia, a Teramo, via Duca d'Aosta 18. Lucci Arrosticini, azienda certificata CE, opera sul mercato da oltre 20 anni per soddisfare le esigenze dei consumatori, di hotel, ristoranti, centri di distribuzione, supermercati e collettività. Lucci Arrosticini effettua consegne con mezzi propri. Lucci Arrosticini è a Castilenti e Marina di Città Sant'Angelo. Iper, la grande I, Pescara Nord. Conviene fermarsi. Gruppo Quartiglia si posiziona come uno dei partner di riferimento per chi opera con professionalità e competenza nel campo della ristorazione commerciale e collettiva, dell'ospitalità e dell'enogastronomia. Il Gruppo Quartiglia è presente su tutto il territorio nazionale e ha iniziato a varcare i confini italiani servendo località come Monte Carlo, Nizza e Cannes. Il portfolio prodotti, suddiviso in 10 aree merceologiche, profondo, selezionato e costantemente aggiornato in base ai trend del mercato, annovera oltre 18.000 referenze fra alimentari e attrezzature. Quartiglia S.p.A. da oltre 25 anni al servizio del food service. Il gruppo Palestini da oltre 60 anni si occupa di produzione, lavorazione e del commercio di prodotti ortofrutticoli. Oggi l'azienda è leader di settore in Abruzzo e vanta 2 piattaforme di distribuzione all'ingrosso e 8 punti vendita al dettaglio specializzati. Siamo presenti con i nostri punti vendita diretti a Silvi, Villa Rosa, Pineto, San Benedetto del Tronto, Sant'Egidio alla Vibrata, Atri, Musciano Sant'Angelo, Nereto. Nel solco dell'autentica tradizione enologica abruzzese, che sa ancora di antico, Cantine Torri lavora le migliori uve per una produzione di vini di gran pregio. Montepulciano d'Abruzzo DOC e DOCG, Cerasuolo, Pecorino e Passerina Spumante. Vendita in tutto il territorio nazionale con consegne immediate. Venite a trovarci per assaggiare ed acquistare anche il nostro olio. Cantine Torri, appassionati per il vino dal 1966. Magic.
nell'Abruzzo che cucina, è venerdì, l'ultimo giorno della settimana e siamo sempre in compagnia del nostro chef Luca. Salve. Ma non possiamo cominciare senza vedere prima la sua scheda. Sono Luca Sagazio, titolare e cuoco del ristorante Sunshine qui a Silvi Marina. Abbiamo deciso in famiglia di prendere in proprio questa attività per svolgere ristorazione e pizzeria. Le nostre specialità sono le patate al cartoccio e i tortini di patate, importate, diciamo, ricette importate dall'Inghilterra, dalle jack potato inglesi. Ciao, sono Francesco, faccio il pizzaiolo al Sunshine da circa un anno. Sono molto appassionato a questa attività, ho imparato dai fondatori del Sunshine. Vi invito a venire a assaggiare le nostre pizze, che ce ne sono più di 120 sul menù. La nostra specialità sono mozzarella di bufala e pachino. Siamo aperti dal lunedì alla domenica, il nostro giorno di riposo è il martedì. Siamo aperti soltanto per cena e la nostra clientela è prettamente giovanile. Il locale è fornito di musica, è un locale molto rustico, accogliente. Invitiamo tutti quanti i clienti o chi fosse interessato o incuriosito dai nostri piatti a venire a trovarci. Eccoci qui. Ciao. Salve, Luca. Ciao. So che sei molto provato da questa settimana tra i nostri fornelli, perché comunque mi rendo conto della difficoltà anche di cucinare con un pubblico in una cucina che non è la tua. Sì, molto impegnativa. Sei giunto però finalmente a venerdì, quindi diciamo che ti puoi rilassare. Okay. Questo è il giorno che noi dedichiamo al pesce. Sì. E tu hai deciso di proporci un gnocchetto sardo mare e monti. Esatto, quindi andremo a prendere degli gnocchetti sardi come pasta. E delle cozze, delle vongole, dei funghi misti e salsa tartufata. Mamma mia, per vedo. Condire prezzemolo, vino e aglio. Bene, allora che dire, abbiamo già tutti fame perché gli ingredienti sono tutti molto invitanti. Sì, possiamo vederli qui. Facciamo un bel primo piano su vongole, cozze, funghi. Ecco qua. Così a casa avete idea di tutto quello che vi occorre. Come procediamo? Allora, iniziamo nello spicchiare l'aglio in due. Sì. Se questo è molto grande. Intanto do le dosi del piatto di oggi, che sono 500 g di gnocchi sardi, 250 g di cozze, 250 g di vongole veraci, 200 g di porcini, 150 g di salsa tartufata, aglio, prezzemolo, sale e pepe. Vi ricordo anche che se avete perso qualche puntata la potete recuperare sul sito di tv6.it, sezione programmi L'Abruzzo che cucina, oppure seguiteci in replica tutti i giorni alle 17.50 sempre su tv6. Ok, intanto iniziamo ad imbiondire l'olio. Prendiamo un mestolo di legno. Sì, allora vediamo un po'. Questo è troppo piccolo? Perfetto. Oh, bene. E possiamo già inserire le vongole, che in questo caso sono da aprire. Intanto vorrei veramente così salutare la cucina di olio che abbiamo qui con noi, perché se lo merita e senza questa cucina non saremmo da nessuna parte. Quindi grazie veramente a Di Olio per averci fornito una location così bella. Una volta inserite le vongole, aspettiamo l'apertura e dopo un po' inseriamo le cozze. Quindi prima le vongole. In questo caso sì, perché sono chiuse. Se avremmo avuto anche le cozze chiuse avremmo messo insieme anche quelle. Però in questo caso siamo avvantaggiati, sì, perché siamo già aperte. Siamo messi avanti. Ok, quindi aspettiamo un po' che... Allora intanto Luca, oggi qualcosa... sentiamo già l'assenza di Francesco, sì, il pizzaiolo del tuo ristorante, che ci ha deliziati per ben 4 giorni con le pizze, 120 pizze, non le abbiamo fatte, sì, tutte, ma le abbiamo provato comunque a vedere le più buone e le più gustose. Salutiamo Luca, che comunque per motivi di lavoro chiaramente adesso non è qui con noi.
Ecco, intanto vedete l'Iper, facciamo una bella panoramica per dimostrarvi che siamo proprio al centro dell'ipermercato di Città Sant'Angelo Pescara Nord. Venite a trovarci, sono cambiate un po' di cose, ma ci troverete, siamo sempre qui. Ok, dato che sembra ci vuole un po' di più per aprirsi, iniziamo ad inserire anche le cozze. Le cozze, intanto poi... Le vongole si spera. Questo che... sempre per motivi di tempo, certo. Comunque sì. Vado a ricordare anche le coordinate del tuo ristorante, Luca, che è il ristorante Sunshine di Silvi Marina in via Garibaldi 139, un ristorante che così ha un'ampia offerta di menù, ovvero sì. Si va da carne a pesce, antipasti e dolci fatti in casa, le pizze che abbiamo già detto e che vi consiglio perché sono veramente ottime. Esatto. Un ristorante a conduzione familiare che Luca ha ereditato da amici di famiglia, se vogliamo, c'è stato questo passaggio Non di ereditato, cose... Sì, non ereditato, diciamo che c'è stato questo, sì, questo change. Scambio di attività. Tu dici magari ereditato, giustamente. Però ecco, questo ristorante ha conservato il nome originale e anche le ricette. Certo, abbiamo aggiunto giusto qualcosa, qualche pizza in più, qualche piatto. Direi molte pizze in più. Sì, molte pizze in più. Perché direi che 120 sono un bel sì. numero. Ok, andiamo ad insaporire un po' le nostre cozze, le nostre vongole con del vino. Ma queste vongole sono capricciose, eh? Eh sì. E lasciamo evaporare per un po'. Va bene. Se e vogliamo allora, possiamo aggiungere giusto un po' di sale. Sì, però in attesa che le vongole smettano di fare le timide e si concedano al nostro gusto, noi facciamo un piccolo break pubblicitario. Di Urio Kitchens. Luci Arrosticini, azienda certificata CE, opera sul mercato da oltre 20 anni per soddisfare le esigenze dei consumatori, di hotel, ristoranti, centri di distribuzione supermercati e collettività. Luci Arrosticini effettua consegne con mezzi propri. Luci Arrosticini è a Castilenti e Marina di Città Sant'Angelo. Iper, la grande I, Pescara Nord. Conviene fermarsi. Il gruppo Quartiglia si posiziona come uno dei partner di riferimento per chi opera con professionalità e competenza nel campo della ristorazione commerciale e collettiva, dell'ospitalità e dell'enogastronomia. Il gruppo Quartiglia è presente su tutto il territorio nazionale e ha iniziato a varcare i confini italiani servendo località come Monte Carlo, Nizza e Cannes. Il portfolio prodotti, suddiviso in 10 aree merceologiche, profondo, selezionato e costantemente aggiornato in base ai trend del mercato, annovera oltre 18.000 referenze fra alimentari e attrezzature. Quartiglia S.p.A. da oltre 25 anni al servizio del food service. Il gruppo Palestini da oltre 60 anni si occupa di produzione, lavorazione e del commercio di prodotti ortofrutticoli. Oggi l'azienda è leader di settore in Abruzzo e vanta 2 piattaforme di distribuzione all'ingrosso e 8 punti vendita al dettaglio specializzati. Siamo presenti con i nostri punti vendita diretti a Silvi, Villa Rosa, Pineto, San Benedetto del Tronto, Sant'Egidio alla Vibrata, Atri, Musciano Sant'Angelo, Nereto.
Nel solco dell'autentica tradizione enologica abruzzese, che sa ancora di antico, Cantine Torri lavora le migliori uve per una produzione di vini di gran pregio. Montepulciano d'Abruzzo DOC e DOCG, Cerasuolo, Pecorino e Passerina Spumante. Vendita in tutto il territorio nazionale con consegne immediate. Venite a trovarci per assaggiare ed acquistare anche il nostro olio. Cantine Torri, appassionati per il vino dal 1966. L'Abruzzo che cucina, venerdì siamo con Luca del Sunshine di Silvi Marina. Allora, eccoci qua. Le vongole finalmente si sono aperte. Si sono aperte. Possiamo quindi aggiungere il misto funghi. Sì. E la salsina invece dopo? La salsina tra un po'. Tra un pochino. Puoi versare intanto, puoi mettere intanto un po' di prezzemolo se vuoi. Certo. In maniera omogenea su tutta la pentola. Bene. Sufficiente? Ancora, ancora un pochino un po'? Al centro. Ok, a posto. Bene. E a questo punto, dato che per ultimare la cottura manca poco, possiamo anche mettere gli gnocchetti che hanno un tempo di cottura molto elevato, ovvero 14 minuti. È vero, gli gnocchetti sardi, lo sappiamo, hanno un grano molto duro, quindi sì, necessitano di più tempo. Esatto. Vi ridò le dosi del piatto di oggi, che sono 500 g di gnocchetti sardi, 250 g di cozze, 250 di vongole veraci, 200 di porcini, 150 di salsa tartufata, aglio, prezzemolo, sale e pepe. Beh, oggi okay, possiamo dire che stiamo realizzando una ricetta dei nostri cugini, perché i sardi hanno veramente tanto in comune con noi, certo, dai formaggi alle carni. Direi anche proprio a uno stile di vita molto simile al nostro rispetto a tante altre regioni. E quindi salutiamo la Sardegna, una regione che veramente sentiamo vicina alla nostra. Ok, abbiamo un po' di pepe per caso? Sì, ce l'abbiamo, il problema è che spero di sapere dov'è. Ta-da! Abbiamo il pepe in grani, pepe colorato, il pepe nero. Pepe nero. Pepe nero? Sì. Ecco qui, allora, è setta aromica, sempre pronto all'uso. Ve lo ricordo, disponibile da Quartiglia per gli chef. Intanto versiamo anche i nostri gnocchi, così riusciamo a cuocerli un tempo. Il tempo di cottura, abbiamo detto, è 14 minuti. Beh, mi piace questo piatto perché è molto facile da realizzare. Sì. Molto gustoso anche. Ok. Una buona alternativa a un primo di pesce che di solito richiede molto tempo. Sì. Questa diciamo che è una proposta per tutti, anche sì, per chi magari il tempo non ne ha e magari soprattutto il venerdì, che è il giorno della settimana più così desiderato, sì, vuole rilassarsi. Ma questa è un po' la particolarità comunque dei nostri piatti. Non sono complicati, sono facili da realizzare, infatti facciamo quasi sempre in maniera espressa. Sì, sì, cioè, infatti abbiamo avuto modo questa settimana di vedere che i piatti del Sunshine sono tutti molto gustosi, ma anche facili da copiare, e quindi mi raccomando, usufruite dell'Abruzzo che cucina per così capire i segreti e riprodurre le ricette dei nostri chef. Ok. Possiamo a questo punto aggiungere anche la salsa tartufata. La salsa tartufata, dimmi tu quanta ne devo mettere. Vai con tre Luca. Cucchiaini. Tre cucchiaini. Uno qua e uno qua. Ok, facciamo amalgamare bene, in modo che si sciolga, forma tipo una. Ecco, una intanto sorta la di gente che è lì per aspetta di assaggiare il piatto realizzato da Luca. Mettiamolo ancora un po'. E adesso non ci rimane che aspettare la cottura degli gnocchi, perché certo, diciamo, beh, che il sugo si è insaporito, i funghi sono diventati abbastanza morbidi, le vongole sono aperte, le cozze anche. Benissimo, e allora è il momento dei dolci. Esatto. Pasticciamo con i dolci.
Siamo nella zona industriale di Notaresco, dove lo scorso 26 novembre è stato inaugurato lo spaccio aziendale aperto al pubblico di una rinomata azienda dolciaria della zona, ovvero la Saporiveri. E allora scoprite con me la vasta gamma di prodotti che questa azienda ci offre. Siamo ora nei laboratori con il dottor Fulgenzi del gruppo Saporiveri per scoprire come viene realizzato uno dei prodotti di punta dell'azienda, ovvero... Tutta la produzione parte da queste due pesche, che sono prima imbevute con l'Arkems, poi vengono accoppiate con la crema nocciola e cacao e poi zuccherate attraverso la manualità delle signore. Poi vengono inserite nel pirottino ed infine sono pronte per essere confezionate. E infatti adesso stiamo assistendo insomma la parte finale, e quindi come vedete realizzate a mano, una cosa che magari molti di voi da casa non si aspettano di vedere, è così. Ma adesso spostiamoci nello spaccio aziendale per vedere come queste pesche e altri prodotti vengono poi venduti al pubblico. Qui con la dottoressa Angela Ripate del gruppo Saporiveri, abbiamo visto in laboratorio come vengono realizzate le pesche e adesso passiamo ai semi lavorati. Sicuramente, perché Emanuela le pesche, come vedi, le possiamo trovare in confezione da 500 grammi, poi ti farò vedere più avanti che possiamo trovare delle pratiche, vaschette, salva freschezza invece da 250 grammi, ma quello che volevo farti vedere e spiegarti era il nostro angolo dedicato a tutte quelle signore che si divertono in casa creando della crema pasticcera oppure farcendo e decorando quelli che sono dei piccoli prodotti semilavorati. La pesca è sicuramente un prodotto che possiamo fare e riprodurre in casa grazie a questi gusci, che sono delle pesche vuote che produciamo sempre nel nostro stabile. Possiamo comprarle, bagnare con Arkems oppure con altro liquore, farcire con della crema nocciola cacao o della crema pasticcera, avremo sicuramente un risultato che si avvicinerà alla bontà delle nostre pesche. In alcuni casi dovrei dire che se le massaie sono davvero brave, Emanuela, vedrai che le loro pesche potranno arrivare a superare le nostre. Bene, allora non resta che cimentarvi anche voi in quest'arte. Salutiamo i dolci e torniamo su il pesce. Siamo alle prese con gnocchetti sardi mare e monti. Sì. Cozze e vongole si sono aperte, quindi sì, tutto a posto. È tutto fila liscio, abbiamo aggiunto il prezzemolo, abbiamo sfumato con il vino bianco e salsa tartufata. E funghi. E funghi, scusami. Misti abbiamo detto. Funghi misti, sì. Possiamo scolare lo gnocco. Certo. Bene. Oggi abbiamo detto, abbiamo fatto questo sodalizio con la Sardegna, una regione che sentiamo molto vicina. Intanto prendo il piatto. Grazie. Piano possibilmente. Allora, prendiamo. Questo qui. Oggi voglio cambiare. Ok. Va bene? Va bene lo stesso. Perfetto. Vai. Oh, guardate come sono belli. Questi gnocchetti sardi. Mare e monti. Spegniamo il gas così non succede nulla. Ok, adesso andiamo a ripassarli un po' in padella con la salsa che abbiamo preparato con cozze, vongole, salsa tartufata e porcini. Aggiungiamo un filo d'olio. Vuoi che l'aggiungo io? Volentieri. Così ti aiuto. Ok. Basta? Sì, ok. Un po' di prezzemolo. E abbiamo quasi ultimato. Ti occorre però un mestolo. Sì, una palettina. Una palettina, preferisci? Questa? Questo qui? Sì, facciamo quello, vai. Questa qui? Benissimo.
E allora, mentre impiattiamo, vi ricordo ancora una volta le dosi di questo piatto. 500 g di gnocchi sardi, 250 g di cozze, 250 di vongole veraci, 200 di porcini, 150 di salsa tartufata, aglio, prezzemolo, sale e pepe. Ok. Voilà. Grazie. Vi ricordo anche il sito del ristorante di Luca, che è www.ristorantesunshine.com. Abbiamo detto che presto ci sarà anche un profilo Facebook, quindi sì, cercatelo, perché è in fase di realizzazione. Stiamo aggiornando le pagine, stiamo allestendo adesso il sito. Bene. Ok, una porzione diciamo che può bastare, diamo una aggiustata ai frutti di mare. Direi che è abbondante. Per rendere il piatto presentabile. Anche se le cozze si sono rotte. Può capitare, inconvenienti bene, sì, del mestiere. Aggiungiamo quasi, un'altra piccola. Ecco qui. Ok. Posso? Prego. Ecco il piatto del giorno, gnocchi sardi, mare e monti, fatti però chiaramente in chiave abruzzese. Vado ad adagiarli sul nostro tavolo Ediglas Pomponi e ringrazio anche la composizione della nostra regia per questo giacinto profumatissimo. È il momento dei saluti. Luca, è stato un piacere stare in tua compagnia, salutami Francesco, anche certo, se abbiamo già salutato ieri. E vi ricordo, Luca, il ristorante Sunshine di Silvi Marina in via Garibaldi 139. L'Abruzzo che cucina finisce qui, ma si riparte la prossima settimana con un nuovo chef, nuove ricette e tante idee per tutti voi. Buon appetito dall'Abruzzo che cucina! Arrivederci! Nel solco dell'autentica tradizione enologica abruzzese, che sa ancora di antico, Cantine Torri lavora le migliori uve per una produzione di vini di gran pregio. Montepulciano d'Abruzzo DOC e DOCG, Cerasuolo, Pecorino e Passerina Spumante. Vendita in tutto il territorio nazionale con consegne immediate. Venite a trovarci per assaggiare ed acquistare anche il nostro olio. Cantine Torri, appassionati per il vino dal 1966. It's magic. Il gruppo Palestini da oltre 60 anni si occupa di produzione, lavorazione e del commercio di prodotti ortofrutticoli. Oggi l'azienda è leader di settore in Abruzzo e vanta due piattaforme di distribuzione all'ingrosso e 8 punti vendita al dettaglio specializzati. Siamo presenti con i nostri punti vendita diretti a Silvi, Villa Rosa, Pineto, San Benedetto del Tronto, Sant'Egidio alla Vibrata, Atri, Musciano Sant'Angelo, Nereto. Luci Arrosticini, azienda certificata CE, opera sul mercato da oltre 20 anni per soddisfare le esigenze dei consumatori di hotel, ristoranti, centri di distribuzione, supermercati e collettività. Luci Arrosticini effettua consegne con mezzi propri. Luci Arrosticini è a Castilenti e Marina di Città Sant'Angelo. Iper, la grande I, Pescara Nord. Conviene fermarsi. The Urio Kitchens. Il gruppo Quartiglia si posiziona come uno dei partner di riferimento per chi opera con professionalità e competenza nel campo della ristorazione commerciale e collettiva, dell'ospitalità e dell'enogastronomia.
Il gruppo Quartiglia è presente su tutto il territorio nazionale e ha iniziato a varcare i confini italiani servendo località come Monte Carlo, Nizza e Cannes. Il portfolio prodotti, suddiviso in 10 aree merceologiche, profondo, selezionato e costantemente aggiornato in base ai trend del mercato, annovera oltre 18.000 referenze fra alimentari e attrezzature. Quartiglia S.p.A. da oltre 25 anni al servizio del food service. Fantasia, fiori, piante e addobbi. La musica dei fiori per tutte le occasioni. Faded wedding photograph, you and me in our first dance. Our eyes are closed, we're lost in one sweet. Fantasia, a Teramo, via Duca d'Aosta 18.